tempo con Zoila. Amiche e amici, ho 54 anni, c'è chi non mi conosce ancora a fondo, 34 dei quali trascorsi appunto in politica, nei ruoli più svariati, supportato da mia moglie e dai miei due figli che oggi hanno 20 e 24 anni. La politica l'ho vissuta da moltissimi punti di vista, nelle sue espressioni più variegate quindi. Non occorre ricordare gli anni in cui sono stato vice sindaco, poi consigliere comunale, nonché membro direttivo dell'ente turistico, allora ente turistico di Blenio, dei vari consorsi della mia valle. Ho avuto anche un piacere di essere fondatore e primo presidente della Blenio Tour Rustici, membro direttivo della Regione Trevalli e della sua commissione regionale dei trasporti. Per 12 anni ho avuto la presidenza del PLR di Blenio, sono stato membro della direttiva cantonale prima e poi in seguito anche dell'ufficio presidenziale, poi di questo comitato cantonale e tuttora sono anche deputato in Gran Consiglio. Nel 2007 ho avuto l'onore di condurre le due commissioni CERCA per le elezioni cantonali e federali, occasione che mi ha permesso di conoscere a fondo questo partito un po' in tutte le sue sfaccettature. La mia professione però è quella di tecnico del genio civile, attività che negli ultimi tempi mi ha impegnato a fondo per sostenere lo studio di ingegneria che da poco meno di un anno io ho aperto a Biarca. Ma ora vorrei passare alle questioni per noi più importanti. Cosa mi ha spinto a dare la mia disponibilità per la presidenza del partito? Quando oggi si parla di spirito di servizio, tutti alzano gli occhi al cielo e pensano in definitiva, ma racconta la giusta, chi oggi agisce con spirito di servizio? Ecco, amiche ed amici, questo è uno dei principali temi della politica ed è una premessa che voglio sconfessare. Se la nostra militanza non fosse motivata da spirito di servizio, allora dovremmo fare le valigie subito, ma non dalla candidatura alla presidenza, bensì dalla politica tutta. Ma tra le ragioni della mia disponibilità c'è anche un altro valore che in realtà motiva la mia vita politica sin dall'inizio, la fiducia della gente. La certezza che insieme si può migliorare la società, la consapevolezza che al di là delle catastrofi naturali e dei colpi del destino, gli eventi, così come il semplice status quo, sono sempre risultati di azione dell'uomo verso altri uomini. L'uomo dunque può intervenire, non è né impotente né innocente. È lo strumento che noi abbiamo scelto per intervenire è la politica e il nostro partito. Sono certo che al di là delle motivazioni apparenti in tutti noi che siamo votati alla politica, non può non esserci questo fondo di fiducia e di spirito di servizio, che in definitiva altro non è che coscienza civica. A dire il vero, credo che il sistema stia da tempo già tentando di recuperare la centralità dell'uomo. Essa in verità è l'argomento implicito in questo discorso. La scheda senza intestazione ne è la testimonianza, amiche e amici. Essa prova che i partiti accettano di perdere potere per lasciarlo alla gente. Il fatto poi che molti si lamentano di questi, e questi siamo noi politici, la dice lunga sul malcostume che purtroppo si è creato attorno alla politica. Perché la politica deve essere al servizio del cittadino, e il potere dei partiti è costituito dai cittadini stessi, dal loro senso di responsabilità, non dalla quantità di schede con intestazione. Se con un sistema elettorale più aperto noi, come partito, perdiamo potere, significa che detenevamo un potere che non era nostro, forse anche solo perché non era più attuale. Da questo punto di vista, dobbiamo purtroppo constatare come in troppi casi la politica abbia perso il confronto con la realtà e la capacità di risolvere i problemi. Per tornare a vincere occorre quindi che sappia proporre per ogni carica elettiva solo persone degne di fiducia, impegnate a perseguire davvero l'interesse comune. E non è retorica, care amiche e cari amici, credetemi, e neppure provocazione quelle che questa sera io vi dico. Cosa giace in fin dei conti dietro il senso di responsabilità, dietro quello che fa di una persona qualunque un cittadino consapevole?
non è forse la libertà di collaborare con la politica, di valorizzarsi mettendosi a disposizione, anziché sentirsi dalla politica condizionati? Per nessuna ragione dobbiamo fare l'errore di sottovalutare il valore della libertà come fattore responsabilizzante. Perché da cosa deriva il senso di sfiducia che serpeggia nei confronti della politica? E da cosa deriva l'ironia e la sfida che si coglie nei più nei confronti dell'espressione degli esponenti politici, del sistema e delle sue regole? Non derivano forse dal senso di condizionamento, dal dubbio che la politica, impegnata a conservare i suoi poteri, si dimentichi della gente? Amiche ed amici, non lasciamo che la politica perda la sua battaglia. Come diceva Aristotele, l'uomo è un animale politico. Senza politica, dunque, non si realizza in quanto uomo. Del resto, neppure la politica senza uomo è tale, e le aberrazioni della politica sono infatti dovute alla mancata messa a fuoco del valore umano. L'uomo, per poter socializzare, deve mettersi dell'impegno personale che avviene tramite la politica. Non dimentichiamo che solo insieme l'uomo e la politica possono produrre libertà. Il nostro cammino è arduo e lo sappiamo bene. Non è semplice stare al passo con i tempi e al contempo mantenere unito un gruppo variegato di persone come il partito. Ma che sia in veste di presidente o di semplice membro di partito, dobbiamo provarci, a partire dal riconoscere i nostri errori, siano essi commessi involontariamente o sprovvedutamente. Chiunque si trovasse nella condizione di gestire il partito dovrebbe, a mio avviso, iniziare proprio da ricucire le divisioni interne. E ho il sentore che, per farlo, non occorre dare una ragione a destra e un contentino a sinistra. Perché quello che credo manchi non è la soddisfazione individuale dei membri del partito. Quello che manca è la rimessa a fuoco dei nostri veri obiettivi e il ripristino dei veri valori liberali. Il movimento liberale dell'Ottocento, amiche e amici, non è nato come partito dei ricchi e dell'economia. È nato come movimento di quella parte della popolazione che non dormiva sugli allori e che aveva dei mezzi in più, soprattutto conoscitivi, per trovare innovazioni e soluzioni sociali. E in definitiva, cosa erano queste soluzioni se non il permettere all'individuo di esprimersi in piena libertà? E questo è lo spirito che dobbiamo recuperare. Lo spirito che sappia entusiasmare i cittadini e la politica perché in essa si sentono liberamente realizzati. E per garantire e al contempo innovare tutto ciò che dobbiamo unire le nostre forze e far sì che esse sappiano catalizzarne delle nuove. E per far questo occorre, oltre al senso civico di cui parlavo poc'anzi, anche fede ed entusiasmo nell'azione politica per sorreggerci, anche quando tutto parrebbe non più quadrare. Solo allora scopriremo di avere forze nuove per non demordere. Detto questo, amiche ed amici, vorrei si tenesse presente che nel 2011, fra poco più di un anno dunque, ci saranno le prossime elezioni cantonali. In questi tempi difficili è via più importante poter preparare meglio la nostra campagna elettorale. La votazione di oggi, qualsiasi sia la scelta del candidato, per il bene del partito deve essere quella decisiva.